Ma perché il pesciolino Guglielmo è morto? Perché era vecchio. Tu sei più vecchio. Ma non sarebbe meglio se tutti vivessero per sempre? Sì. Vieni con me. Se non ci fosse la morte, che fine farebbe il mondo? Pensate per un secondo com'è che potrebbe andare. 200 re, 300 papi, 4 milioni e 503 soldati, gli antichi greci, i longobardi, gli assiri, maia, gli egiziani e Garibaldi. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Napoleone, regina d'Inghilterra, Toro seduto e Gengis Khan a far la guerra. Mille battaglie, neanche un morto, ed i vecchini tutti a coltivare l'orto. Ciao, comodori, mani speciali, che li papano da te. No, grazie, gentilissimo. Guarda, sono di nulla, sti son buoni, Grazie mille, davvero. E son macio paino stamani, sì, guarda. No, ti ho detto di no, davvero, grazie. E allora valla. Gli uomini sì, i centurioni, il Cesare, il Colosseo ancora pieno di leoni. Scritto neanche un canto nel mezzo, che giù l'inferno è vuoto come il campo nel mezzo di che? I dinosauri non ci sono ancora resi, e in mezzo a loro 6 miliardi di cinesi. E poi Gesù non è risorto, è un crocifisso e non è ancora neanche morto. Fatemi scendere, fratelli, sto bene, fatemi scendere. Oh, grazie, fratelli, grazie. Ma non così, fratelli, occhio. No, ma non così, porca miseria. Senza la morte, senza l'inverno, sarebbe un mondo molto simile all'inferno. Se ogni cosa che comincia non finisse, sarebbe un mondo peggio dell'apocalisse. Pam, 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 pam. Grazie, ciao bambini. Ma chi era quello scheletrino lì? Quello scheletrino era la morte. La morte? La morte. Ma a me mica mi ha fatto tanta paura. Beh, perché l'hai capita, l'hai conosciuta, insomma. Ma anche il pesciolino Guglielmo aveva paura. All'inizio sì, e poi dopo anche lui l'ha conosciuta, l'ha capita. Perché poi vedi, l'esistenza è tutto un continuo alternarsi di nascita, morte, rinascita. Come nascono i bambini? I bambini. Allora, i bambini. Cioè, praticamente. Sì, quando si comincia. C'è. Presente, no?